Buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate tutti bene e benvenuti a tutti a questo seminario che abbiamo deciso di organizzare assieme al nostro partner Fermentis. È inutile dire che sarebbe stato molto bello vedervi tutti di persona. Ci manca molto, come immagino a voi, il contatto e le nostre fiere, i nostri eventi, festival in cui era possibile vederci, scambiare delle due chiacchiere di persona, assaggiare delle buone birre. Però al momento purtroppo non c'è possibile farlo, per cui abbiamo pensato di riproporre questo secondo ciclo di webinar assieme a Fermentis, sperando di comunque portarvi dei contenuti, delle conoscenze nuove, degli spunti di riflessione e speriamo anche che con il dibattito che poi apriremo, le domande che potrete porci, sia un momento di condivisione e di arricchimento per tutti voi. E, innanzitutto saluto da parte mia di Eliano e di tutto il team, saluto tutti voi che siete numerosi e ci fa piacere vedervi attivi. E, saluto e ringrazio Roberto Pavesi e il team Fermentis. Con cui stiamo collaborando per questa serie di eventi Fermentis Academy. Come sapete, sotto il nome Fermentis Academy rientrano tutta una serie di programmi di formazione e condivisione che il gruppo Fermentis propone in tutti i paesi. Che siano eventi fisici o eventi virtuali, rientrano sotto questo nominativo e ci fa piacere portarli avanti anche in questo periodo comunque di chiusura e di purtroppo restrizioni. Sono quattro eventi per cui è prevista un'iscrizione ad ogni singola giornata, per cui se ritornate alla newsletter che avete ricevuto, da lì potrete iscrivervi anche agli eventi successivi. E, quindi mi raccomando, vi aspettiamo anche il 3, il 9, il 16 dicembre e per ognuno di questi eventi qua, date qua, vi ricordiamo di rinnovare l'iscrizione. E vi presento anche i miei colleghi del team Mr. Malt, Manfredi e Davide, Ciao a tutti. che oggi modereranno questo incontro. A riguardo vi specifico che sarà possibile per voi scrivere delle domande nella chat. E qua sotto le domande verranno rivolte ai moderatori che sia a metà della presentazione che alla fine apriranno e porranno le domande a Roberto e insomma cercheremo di rispondere in questi due momenti. E per ogni eventuale approfondimento, ovviamente restiamo a disposizione anche al termine del seminario e nei prossimi giorni, se vi venissero ovviamente dei dubbi o delle domande. E vi ricordo che nei prossimi giorni a tutti i partecipanti che sono qua online oggi verranno mandate le slide con il contenuto delle presentazioni. Bene, direi che non voglio togliere tempo prezioso alle presentazioni tecniche che spero troverete interessanti e lascio la parola a Roberto. Bene, grazie, grazie Patrizia, molto gentile per la presentazione. Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere qua in questo momento non facile per nessuno. E niente, come diceva Patrizia, abbiamo cercato di dividere. Se qualcuno può bloccare il microfono, che sento un ritorno, Davide o Manfred. E abbiamo cercato di dividere un po' tutti gli argomenti che come Fermentis portiamo e abbiamo portato un po' in giro per il mondo. Negli ultimi anni, di dividerlo in quattro parti, no? Queste quattro parti che poi l'anno prossimo verranno anche, spero, allargate con altre novità, con altre esperienze tecniche. Come diceva Patrizia, appunto, tutto rientra nel quadro dell'Academy, cioè questo momento di divulgazione e di scambio che abbiamo noi di Fermentis con i nostri clienti, con gli utilizzatori, con gli homebrewer, quindi per portarvi quello che sono le nostre informazioni, le nostre conoscenze in maniera più semplice possibile, ma che possa appunto servirvi per, come diceva, come spunti di riflessione e magari così alcune nuove idee per fare delle birre nuove, delle birre sempre più buone, più piacevoli. Allora, il primo, oggi parleremo, è un argomento un po' propedeutico a tutti gli altri, che però andrà a dettagliare quello che sono gli aspetti importanti nella preparazione del mosto e che riflettono l'attività dei lieviti, quindi chiaramente tutto sarà indirizzato verso il lievito, che è la nostra forza e la nostra materia prima su cui lavoriamo costantemente. E quindi andremo ad esaminare quello che sono, che cosa, io ho elencato un po' i sette principali argomenti, quindi le caratteristiche del mosto, parleremo quindi degli zuccheri fermenti scibili, quali sono, come gestirli e fabbisogno nutrizionale, aspetti molto importanti, anche per gli aspetti qualitativi, ad esempio come la formazione di acetile, dosare il lievito, la conta cellulare, come effettuarlo, che servono per eventualmente riutilizzare il lievito. Per chi lo vuole riutilizzare, ci sono anche delle tecniche che appunto devono essere comunque conosciute. Il recupero del lievito e gli stress fermentativi estremamente importanti per conoscere come il lievito si comporta in un ambiente dinamico come quello del mosto in trasformazione in birra, e poi un breve accenno sull'inoculo diretto e il motivo del nostro logo Easy to Use. Questi sono un po' gli argomenti su cui discuteremo in questa ora e mezza, 2 ore, 1 ora e mezza di tempo che ci siamo dati. Allora, incominciamo a parlare delle caratteristiche del mosto. Caratteristiche del mosto, alcune cose che dirò sono banali, le conoscerete già da tempo, però vale la pena su alcuni punti riflettere. Innanzitutto il mosto è caratterizzato da questo estratto perché parliamo tutti dell'estratto. L'estratto è quello che noi estraiamo dai semi. Ed è un insieme di sostanze delle più variegate. Ok, qui io ho inserito la composizione, c'è una grossa fetta di prodotti che sono fermentabili, che sono quindi gli zuccheri, c'è una quantità molto importante, che è il 20%, che sono le sostanze che non sono fermentabili dal lievito, però che entrano come gusto, come densità nel finale, quindi che danno corpo, ad esempio, alla birra. Poi ci sono una frazione molto più piccola di composti di azotati, proteine, vedremo importanti per l'alimentazione del lievito, e poi altre frazioni come ad esempio composti volatili, polifenoli, quindi sono altri composti che sono in quantità molto piccola all'interno del mosto, però di estrema importanza per la qualità finale. Ok? Di questo estratto abbiamo visto che solo in parte fermentabile. Cos'è fermentabile? Generalmente sono gli zuccheri, perché il lievito trae energia dagli zuccheri. Tutto quello che non è fermentabile rientrano che cosa? Rientrano questi glucani, queste proteine, queste sostanze a lunga catena che vengono estratte appunto dal seme. E anche delle destrine, che vedremo poi le destrine essere però delle sostanze a cavallo che possono essere non fermentate o fermentate da alcuni tipi di lievito o da microrganismi diversi. Quindi generalmente solo il 70-75% è fermentabile. Se poi usiamo, come vedremo nel successivo appuntamento, anche del coadiuvanti come gli enzimi, si potrà arrivare anche ad una fermentazione, una fermentabilità più elevata.
Ora, basi, queste non voglio spiegarvi niente, che insomma, sono però così una riflessione. Generalmente gli zuccheri sono a 6 atomi di quelli che riescono a fermentare. Poi gli zuccheri a 5 atomi non li fermenta nessun tipo di Saccharomyces che trovate in alcune frazioni, ad esempio della cellulosa, trovate degli zuccheri a 5 atomi che il lievito, il Saccharomyces, non riesce a fermentare. Invece quelli a 6 atomi, il lievito, diciamo, cibanozze, sono i suoi elementi chiave per ricavare il carbonio che serverà per strutturare la sua cellula, un po' come lo che facciamo noi quando mangiamo il pane, la stessa esatta cosa. E questi zuccheri, quindi a 6 atomi di carbonio, possono unirsi insieme, formare quello che voi chiamate zucchero da tavola, che tutti noi chiamiamo zucchero da tavola, saccarosio, che sono appunto, vedete, due molecole, una molecola di saccarosio, di glucosio, e una di fruttosio. Vedete anche una cosa interessante, che ad esempio il fruttosio ha una forma diversa dal glucosio, quindi ha una forma, è un pentagono invece che essere un esagono. Ricordo, per chi magari si diletta di chimica, che le strutture qua nello spazio non sono così piane, ma sono ondulate tipo una sedia, quindi una sedia a sdraio, no? Questa forma nello spazio, comunque per facilitare, così si rappresentano come delle strutture di questo tipo. E vedete che questo, ad esempio, l'importanza della struttura da pentagonale o esagonale è molto importante, perché ad esempio il lievito ha molta più difficoltà nell'assimilare il fruttosio, pur essendo uno zucchero molto simile al glucosio. Per questa struttura particolare, quindi ci sono i trasportatori che non lo riconoscono difficilmente, quindi il fruttosio, ad esempio, viene assimilato con più difficoltà. Il glucosio si può poi unire, quello che succede nella formazione dell'amilosio e della amilopectina, si può unire con altre molecole di glucosio per formare appunto qualcosa, il maltosio, il maltotrioso, il A4, il DP4, quindi A4, A5, per formare poi che cosa? Per formare quello che vengono chiamate destrine e molto più complessa l'amilopectina e l'amilosio. Per motivi che andremo poi a rappresentare sulle slide, ho rappresentato il glucosio come un pallino e il legame tra i due glucosi o 1,4 e viene rappresentata con due palline unite, oppure il legame 1,6 con una stanghetta. Questo legame è molto particolare, l'1,6, perché vuol dire che l'atomo, quando parlate che l'atomo in posizione 1, si lega con il carbonio in posizione 6 dell'altro glucosio. E questo legame 1,6 è quello che dà la ramificazione alla struttura dell'amilosio e dell'amilopectina. Amilosio e amilopectina, che sono all'interno del granulo d'orzo maltato, sono delle sferule, dei granuli che sono molto compatti, perché la pianta quindi fa sì che questo zucchero si cristallizzi e formi la struttura più piccola possibile con la maggior quantità di zuccheri possibile, come riserva per la germinazione della pianta, quando poi il seme diventerà piantina o pianta. E nel malto ogni seme è caratterizzato da dimensioni, da forme dei granuli d'amido molto particolari. L'amido di d'orzo ha due granuli, un granulo più grande e un granulo medio. Ci sono quelli che hanno granuli tutti grandi, piccolini, e l'orzo, diciamo, ha la caratterizzazione di avere queste due dimensioni, grandi e medi, che hanno delle temperature di gelatinizzazione molto diverse. Sapete che la gelatinizzazione è quel processo che temperature e acqua fanno sì che disgregano la struttura cristallina dell'amido, e disgregando questa struttura, questo amido si distenderà e potrà essere attaccato dagli enzimi. Ok? Quindi è molto importante avere conoscere questo tipo di effetto della temperatura sulla gelatinizzazione. Il passaggio successivo
sbagliato qua, scusate, ma non è. Scusate un attimo, ecco qua, ci sono. Scusate, ok. Allora, questo è molto importante perché, ad esempio, la gelatinizzazione a 62-64 gradi è quella temperatura, quel range di temperature dove sono attivi entrambi gli enzimi, le beta-amilasi e le alfa-amilasi, che sono costituenti del chicco d'orzo maltato. Queste amilasi che hanno un'azione molto diversa, nel senso che le beta-amilasi agiscono essenzialmente sulla parte terminale di queste catene di amilosi e di amilopectina, mentre le alfa-amilasi agiscono all'interno e quindi hanno un'azione che combinata ti permette di disgregare questa lunga catena di zuccheri in molecole, in molecole molto più piccole. Quindi l'attività, adesso se riesco a far andare, ok, vedete le attività enzimatiche e l'effetto finale della prima tappa a 63 gradi è di quello di formare che cosa? Vedete, formare il glucosio, il maltosio, il maltotriosio, aspetta che prendo la penna più grande, il pointer, vediamo se, questo qua vedete forse meglio con il puntino rosso, no? Quindi c'è il glucosio, il maltosio, il maltotrioso e le destrine più o meno ramificate. Quindi dove vedete questo punto c'è ancora il legame 1,6. Se noi procediamo con nel mesh, innalziamo la temperatura e lo portiamo intorno ai 73 gradi circa, chiaramente sono valori medi, però poi gli enzimi anche hanno un'azione anche al di sopra e al di sotto di queste temperature, quindi dovete immaginarvi una curva di distribuzione, non dei valori precisi. Temperature più alte, sì, il granulo di amido medio gelatinizza ed è disponibile per essere attaccato, ma in questo caso la temperatura, essendo più alta rispetto alla prima, solo l'alfa-amilasi o principalmente l'amilasi ha un'azione. Quindi capite che l'insieme di questo processo ti permette all'amido la disgregazione, quindi la liberazione di quelli che sono gli zuccheri necessari al lievito per la fermentazione, per la trasformazione in alcol, come tutti sanno bene. Ecco, adesso andiamo un attimo ad alcune definizioni che sono importanti anche per capire esattamente il funzionamento del lievito, delle rese di fermentazione. Innanzitutto, vabbè, la densità, la densità del mio mosto, quando ho ottenuto il mosto dopo il mio mashing, posso valutarlo, lo sapete, in base al rapporto che c'è tra la massa e il volume che occupa, e c'è quindi una densità, viene espressa come densità assoluta. Questa densità assoluta può essere riportata alla densità dell'acqua a 20 gradi e si parla quindi di densità relativa, quindi relativa alla densità dell'acqua. Questo solamente per motivi di nomenclatura. Come viene questo estratto? Viene misurato normalmente con i densimetri che chi più ne ha più ne mette, con dei babbo, con dei densimetri di immersione, con dei rifrattometri, con diversi sistemi infrarossi, quindi con diversi metodi. E l'estratto può essere un estratto, diciamo, massa, quindi il rapporto della massa rispetto alla massa totale, quindi non so, la massa di estratto in 100 grammi di mosto, oppure in 100, millilitri di volume. E quindi abbiamo dei valori che con delle tabelle possono essere intercambiabili, possono essere delle tabelle o anche delle applicazioni, anche forse nella nostra applicazione ha all'interno un sistema per mettere in relazione l'estratto massa-massa, massa-volume, quindi per passare da un valore all'altro, quindi dal punto di vista proprio della gestione del numero. Bene, questo cosa ci serve? Ci serve per misurare la resa in sala cottura, quindi quanto prodotto riesco a trasformare e a produrre in birra. E queste ci sono delle formule più o meno complesse, ad esempio c'è una resa in sala cottura però con mosto caldo,
dove il volume misurato a circa 100 gradi, quindi a temperatura di ebollizione, si moltiplica per l'estratto, espresso come grammi su volume, e si moltiplica per un fattore, che è questo fattore di compressione legato alla temperatura dell'acqua, che non è temperatura ambiente, quindi ha una densità che è diversa, quindi un fattore di correzione. E questo si divide per che cosa? Si divide per la quantità di zuccheri fermentabili che viene apportata, e quindi sarà una sommatoria dei diversi ingredienti, di diversi malti che introducete. Non so, da un estremo all'altro avremo il saccarosio, lo zucchero, che avrà una resa del 100%, quindi tutto quello che introduco verrà utilizzato dal lievito. Invece ci sono altre fonti di altri malti che vengono usati, ad esempio hanno una resa del 70 o meno, a seconda di come sono processati. Quindi la somma di tutte queste componenti, dividendo il valore al nominatore per questa somma, mi darà una resa. Questo dal punto di vista teorico, che poi probabilmente molti non fanno o non applicano. Quello che applicano invece è la resa con l'attenuazione, valutando l'attenuazione. Quindi parliamo di attenuazione. L'attenuazione che cos'è? È, come dice la parola, quindi una riduzione della densità. Riduzione della densità perché si trasformano, che cosa? Si trasformano degli zuccheri. Sapete, la resa di alcol, si forma dell'alcol e si forma della CO2 che molte volte viene persa, e quindi la densità diminuisce. Molto importante è che alla fine della fermentazione misuriamo una densità, un estratto che è apparente, che non è reale. Perché? Perché c'è l'alcol. Quindi all'interno di una birra dovremmo, in teoria, per valutare l'estratto reale, togliere per ebollizione questo alcol, ripristinare il volume con acqua e misurare l'estratto. Ok, un altro punto che vedremo poi magari di rispondere alla fine è l'attenuazione limite. Quindi c'è un altro parametro molto importante, soprattutto per le fermentazioni, è quello della conoscenza dell'attenuazione limite. Io ho ottenuto un'attenuazione del 70%, ma è corretta per il mio lievito, per il mio mosto, o meglio ancora, è corretta per l'abbinamento del mio mosto con il mio lievito? E allora lì bisognerebbe che tutti facessero delle prove per misurare l'attenuazione del limite, cioè l'attenuazione massima che quel lievito in quel determinato mosto può ottenere, per far sì di avere degli standard ben precisi e conoscere esattamente se la mia fermentazione sta andando correttamente, oppure se si dovesse interrompere prima, quindi avere un'attenuazione più minore, sapere che è successo qualcosa. Quindi può essere legata sia al lievito, però può essere legata anche a come ho effettuato il meshing, e quindi degli step che ho eseguito, oppure del malto che ho utilizzato, quindi magari partite di malto diverse. Quindi è un valore che io ritengo importantissimo da inserire, per chi non lo fa, inserire appunto nell'interno del processo, ogni tanto fare delle attenuazioni limite. Ci sono dei sistemi ben precisi che ti permettono di determinare questa attenuazione limite con il mio lievito, con il lievito che sto utilizzando in quel momento, con quel mosto. Quindi la resa di fermentazione, quindi questo grado di fermentazione apparente, apparente, perché c'è appunto il problema dell'alcol, si può misurare con la densità, quindi densità all'inizio, meno densità alla fine, diviso la densità meno 1, oppure col plato, quindi plato iniziale meno plato finale rispetto al plato iniziale. E questo mi dà quello che è l'attenuazione, quindi questo grado di fermentazione apparente. Apparente perché ho misurato questo valore, il 3 finale, che però dovrebbe essere corretto con l'estratto reale. Capite? Quindi il vero il grado di fermentazione reale è diverso da quello apparente, e bisognerebbe calcolarlo in questa maniera. Normalmente l'apparente è maggiore del reale. Spero che mi qua un esempio abbastanza semplice, nel senso che noi quando
compariamo i rilievi di questo, è un grafico dei nostri tips and tricks, no? Che viene, dove viene con, vengono confrontati diversi tipi di lievito, quindi più o meno tutta la nostra gamma, no, perché non è completo, però con un mosto di partenza ben definito, si fermenta in condizioni standard uguali per tutte e si misura la densità finale, quindi l'estratto, l'attenuazione apparente finale, ok? E questo, ad esempio, due casi con l'S33, generalmente si ottengono delle attenuazioni apparenti del 70%, però il grado di fermentazione è del 56,4%, ok? E l'estratto reale finale è 6,4%, quindi tutta la differenza che esiste è degli zuccheri non fermentescibili, che andremo a vedere successivamente, di la natura e di questi zuccheri che non sono stati fermentati. Dall'altro lato esiste ad esempio un lievito molto attenuante come il 256, che ha una attenuazione 85% con un grado di fermentazione reale del 68,7%, ok? Quindi un finale del 4,96. Se fate i calcoli, appunto, vedete che questa è l'attenuazione reale, scusate, apparente, questa è la reale. E quindi la differenza è legata, appunto, come dicevo prima, alla densità dell'alcol e via discorrendo. Ora, che cosa rimane all'interno dopo la fermentazione? Questo è un po' un aspetto abbastanza importante, perché questo poi regola, ad esempio, le rifermentazioni in bottiglia, regola la stabilità del prodotto. Quindi sarebbe interessante farlo in maniera, non dico continuativa su tutte le masse, però in maniera regolare, capire che cosa io lascio come materiale zuccherino all'interno, alla fine della fermentazione. Vedete, questo ad esempio la condizione di prima, quindi in condizione di mosto di partenza uguale per tutti, vedete che sono stati analizzati, che cosa? Sono stati analizzati DP1 e DP2. Quando si parla di DP1 e DP2 si parla di glucosio DP1, DP2 il maltosio, DP3 il maltotrioso e via il 4, DP4, 5, 5, 6, 6. E per arrivare poi alle destrine, quindi alle molecole molto più complesse. Vedete che a seconda del tipo di lievito, gli zuccheri residui sono chiaramente più elevati. Ad esempio l'S33, che è un prodotto che ha un'attenuazione molto molto bassa, perché non riesce ad assimilare il trioso, ad esempio, e il maltotrioso negativo, e quindi ha una quantità di maltotrioso molto elevata alla fine. Questo maltotrioso può essere, ad esempio, successivamente potrebbe essere assimilato ad altri lieviti, e quindi poter produrre ancora della CO2 in bottiglia, avere dei casi di sovrasaturazione, capite? E quindi generare problemi che non sono voluti. Altri lieviti invece, che sono più attenuanti, quindi che consumano meglio tutti gli zuccheri, hanno un contenuto finale quindi più basso. Quindi questi sono dei valori che non dovete prendere in maniera assoluta, nel senso che in questo caso avremo questo tipo di distribuzione tra diversi zuccheri. Chiaramente modificando la massa iniziale, quindi il prodotto iniziale, temperature, si potranno ottenere dei risultati estremamente diversi. Però normalmente ci sono delle differenze. Queste potrebbero essere anche all'interno delle stesse fermentazioni con un unico lievito, potreste avere anche delle diversità da fermentazione a fermentazione. Per quello che continua a spingere nel implementare dei test di attenuazione limite, per sapere che cosa questo lievito può fare nelle vostre condizioni, quindi a sapere che al massimo, al migliore, nelle migliori condizioni possibili, il mio lievito può ottenere, non so, 75% di attenuazione, e quello è il valore massimo. Poi nella realtà, nelle successive specie di produzione, potrete avere, non so, 72, 73, però sapete che siete vicino al valore limite. Quindi, e però se ottenete 80%, vuol dire che c'è stato qualcosa nel processo che non è andato bene.
Un altro aspetto importante, importante relativamente, ma è curioso, è come i lieviti assimilano gli zuccheri. Quindi non tutti gli zuccheri che abbiamo nel mio mosto vengono assimilati con la stessa velocità. E qua è un pochettino l'esempio che avviene normalmente. Poi ci possono essere delle differenze, vedremo, tra lievito e lievito. Innanzitutto, gli zuccheri più semplici vengono assimilati per primo, quindi c'è una repressione, ad esempio, dello zucchero su il transporter degli zuccheri più complessi. Quindi normalmente il glucosio viene assimilato, il primo zucchero che viene assimilato, seguito dal maltosio, anche se c'è un piccolo consumo di maltosio durante il primo consumo di glucosio, quindi il maltosio, che è la componente principale, poi subisce un abbassamento. Poi verso la fine, quando gli zuccheri cominciano a diminuire, il lievito comincia ad attivare, o perché sono finiti questi fenomeni di soppressione del trasporto attraverso la cellula, oppure perché il lievito attiva degli enzimi particolari, quindi iniziano all'assimilazione di che cosa? Del poco fruttosio che c'è, del maltotrioso, se è un maltotrioso positivo, se l'S33 ad esempio si fermerebbe qua. E poi verso la fine che cosa vengono attivati? Vengono attivati per lieviti che hanno questa capacità, che sono tutti lieviti che vengono classificati come lieviti diastatici, cioè sono quei lieviti che possono produrre degli enzimi che mi riducono le destrine, mi attaccano le destrine, come abbiamo visto precedentemente, mi liberano del glucosio e del maltosio, e di conseguenza la fermentazione può continuare. Quindi può essere, diciamo, una linea continua, orizzontale, quindi quando il lievito non è diastatico, oppure può esserci un consumo di queste destrine verso la fine della fermentazione, verso la fine della fermentazione alcolica. Quindi perché il lievito, non trovando più niente da mangiare, attiva questi enzimi e quindi li libera nel mezzo, e questi enzimi possono attaccare le destrine che sono disperse nel mosto. Allora, successivamente, ecco, adesso passiamo, allora, zucchero. Ok, zucchero abbiamo capito tutto, di come vengono utilizzati, eccetera, eccetera. Però il lievito, per fermentare in maniera corretta, ha bisogno, come tutti gli organismi viventi, di altre sostanze. Quindi non potrebbe assolutamente condurre una fermentazione in presenza solamente di glucosio. Ad esempio, fermentazioni tipo l'idromiele, oppure delle fermentazioni di sidri molto puliti, ad esempio, hanno delle grosse difficoltà, o ad esempio delle fermentazioni con base zuccherine, quindi degli zuccheri molto semplici, questi hard seltzer ad esempio, che vengono prodotti solamente con degli scarti, quindi degli zuccheri semplici, acqua e lievito. Bene, questi hanno delle grossissime difficoltà nel portare avanti una fermentazione, perché il lievito ha solamente gli zuccheri, ma il lievito ha bisogno anche di, ad esempio, di aminoacidi, quindi di azoto, ha bisogno di acidi grassi, ha bisogno di minerali, quindi ha bisogno tutto di una serie di sostanze che devono essere apportate. E normalmente il malto, quindi il chicco di orzo maltato, fornisce normalmente la quantità necessaria e sufficiente al lievito per condurre una fermentazione in maniera completa. Ricordo appunto che l'azoto amminico, dopo vedremo in maniera dettagliata, ha un'importanza sulla moltiplicazione del lievito, come abbiamo detto, sul diacetile, ed è un composto che vedremo essere estremamente importante per tutti voi. Il diacetile è un po' così, è una spina nel fianco di molte fermentazioni. E l'ergosterolo, perché è legato all'ossigeno, quindi all'ossigenazione del mosto, quindi un altro punto estremamente importante durante la birrificazione, durante la produzione della birra.
e acidi grassi, anche questi per la membrana del lievito, e poi lo zinco. Lo zinco, si parla molto di zinco perché è un cofattore di parecchi enzimi, quindi è una sostanza che entra come attivatore di enzimi, specialmente negli enzimi legati alla produzione di alcol, e se c'è per qualche motivo una carenza, okay, questo può generare dei blocchi di fermentazione molto seri, specialmente su fermentazioni molto ricche in alcol. Abbiamo dei blocchi di fermentazione legati proprio alla mancanza di zinco, che vengono risolti semplicemente addizionando degli ioni di zinco. Normalmente il lievito secco vengono prodotti e c'è una quantità di zinco normalmente più che sufficiente per la prima fermentazione, addirittura se si recupera bene anche per le 5 generazioni successive. Dopodiché, chiaramente, non essendoci più un'addizione esogena, questo zinco si esaurisce. Però nel lievito secco diciamo che non ci sono questi grossi problemi di zinco. L'azoto ammoniacale è importantissimo. Questo nella birra, ma nelle altre bevande alcoliche ha un'importanza estrema sulle fermentazioni alcoliche. Allora, cosa comprende l'azoto amminico libero? L'azoto amminico libero, che viene normalmente denominato come FAN, APA, quindi free amino acid nitrogen, o azoto prontamente assimilabile, cioè viene scritto con acronimi di diverso tipo, ma questo FAN sono tutti questi composti azotati che il lievito può assimilare, ok? Quindi che cosa ci sono? Cos'è comprensivo il FAN? Della concentrazione di aminoacidi liberi, componenti quindi delle proteine, quindi devono essere liberi, dell'ammonio, dello ione ammonio, e di piccoli peptidi, 2, massimo 3, perché oltre queste dimensioni il lievito non assimila, quindi non assimila le proteine e i peptidi molto più elevati, per non parlare delle proteine. Allora, il discorso è molto, molto complesso, nel senso che il FAN ottimale è una fermentazione intorno dai 5 agli 8 gradi alcolici, è intorno ai 150-200 ppm, di tutti questi tre insieme, ok? Quindi bisognerebbe fare un'analisi ogni tanto dell'aminoacidi del FAN nel vostro mosto. Ci sono dei sistemi enzimatici, dei sistemi con la HPLC, ci sono diversi tipi di analisi che i laboratori, anche diciamo non modernissimi, laboratori anche tradizionali, possono fare, anche per avere un'idea di quanto azoto io ho, sia per eventualmente aggiungerlo o soprattutto di non aggiungerlo in vano e con spese non guadagni qualitativi sulla birra finale. Quindi questo è importante, è un dato che dovete ricordarvi. C'è un altro che non ho scritto, un altro indice che è molto importante, che è un indice in correlazione degli zuccheri fermentescibili. Cioè, specialmente per chi vuol fare birre molto alcoliche, allora bisogna calcolarsi dagli zuccheri fermentescibili, moltiplicarli per un fattore che è approssimativo 0,9-0,95 per ottenere i ppm di FAN necessari. Questi per le fermentazioni, ad esempio, quando voglio fermentare 12-13 gradi alcolici. Allora, in questo caso qua si fanno, ad esempio, adesso l'argomento poi si va a infittire, nel senso che in questo caso si aggiungono anche degli zuccheri semplici che non apportano nessun aminoacido, di conseguenza bisogna determinare questo FAN in maniera molto precisa. Okay? Il FAN è influenzato da che cosa? Dal malto, dalla stagionalità, dal tipo di malto, quindi bisognerebbe in teoria chiedere al fornitore, a Mr. Malto o il loro fornitore, di avere un'idea di quanto è il FAN, se è disponibile come dato. Dipende anche dalla temperatura di ammostatura. Perché? Perché se operiamo con, adesso sempre meno, con degli step più intorno ai 40, 40,
40-42 gradi, si attivano delle proteasi. Queste proteasi, come dice la parola, sono enzimi che distruggono le proteine liberando degli aminoacidi. Quindi con un resta a queste temperature si possono incrementare gli aminoacidi. Però state attenti che la temperatura, sapete bene che queste temperature così basse si attivano sia le proteasi, ma e si liberano ad esempio degli acidi ferulici, si liberano sostanze che possono dare poi problemi organolettici nella birra finale. Normalmente ormai si tende a saltare questo tipo di step intorno ai 40 gradi. E comunque importante è valutarlo, almeno avere un'idea, ogni tanto fare una valutazione del vostro contenuto in amminoacidi e in ammonio. Allora, perché è importante, ad esempio? È importante, come abbiamo detto, perché l'azoto e gli amminoacidi stimolano la crescita dei lieviti. E due, perché intervengono gli amminoacidi, specialmente, nella produzione di quella sostanza che è chiamata di acetile, che viene generalmente raggruppata nel gruppo di prodotti che si chiamano di chetoni vicinali, quindi sono due chetoni vicini, che queste sostanze normalmente legate al sapore di burro sono di acetile, è una sostanza che è il 2,3-pentanedione, che hanno delle soglie di percezione molto diverse tra di loro, e specialmente il diacetile ha una quantità, per essere percepito dalla maggior parte dei degustatori, necessita di quantità molto piccole, 0,1-0,2 ppm di diacetile sufficiente per riconoscerlo. Poi dipende dal tipo di birra, dipende dal tipo se di genere femminile o maschile, se la provenienza, se uno è abituato, se no, cioè ci sono anche delle variazioni, però è una sostanza che dove ne basta veramente molto poco per essere recepita dai recettori del naso. E legati, queste sostanze sono legate, adesso vedremo, al metabolismo del lievito, e vengono prodotti durante tutta la fermentazione con dei picchi, durante la fermentazione alcolica, quindi non si produce solo alla fine o solo all'inizio, vedremo, e contribuisce normalmente, almeno per me, negativamente, quando sento appunto questo, però sembra che a bassa quantità, quindi sotto la soglia di percezione, ha come un effetto di booster, quindi tende ad aumentare anche altri aromi. Io quando lo sento, personalmente, non lo gradisco. Allora, come si formano? Allora, dovete seguirmi un attimino. Allora, io qua ho rappresentato una schema di una cellula che sta con una gemmetta. Allora, gli zuccheri, ci sono due modi che il lievito ha per produrre degli amminoacidi. Uno è, in questo caso, questi tre amminoacidi che sono legati alla produzione di chetoni vicinali, e sono... Gli amminoacidi, sapete che sono amminoacidi, ce ne sono circa 20 essenziali, cioè che il lievito non può farne a meno, nel senso che sono essenziali, quindi sono essenziali per la costituzione di proteine, di enzimi, eccetera, eccetera. Per produrli ci sono delle vie anaboliche, queste vie partono dallo zucchero oppure da altri amminoacidi. Nel caso della valina e della leucina, il piruvato, che è un intermedio della produzione della degradazione dello zucchero ad alcol, è importante, si produce un acetolattato, che è un intermedio, e questo viene poi, vengono aggiunte dell'azoto e si producono degli amminoacidi, che è la valina e la leucina. La isoleucina, che è simile alla leucina, però viene prodotta dalla treonina, che è un altro amminoacido. L'intermedio di degradazione della treonina a isoleucina è questa sostanza, l'alfa acetoidrossibutirrato. Bene, queste sostanze, quando vengono prodotte, specialmente in grosse quantità, in grosse quantità perché, ad esempio, nel sistema non c'è, nel mostro, non c'è molta valina, leucina, isoleucina, e quindi il lievito deve produrre maggiore quantità di queste sostanze, quindi deve attivare queste vie.
attivando queste vie, cosa succede? Succede che l'aceto lattato in eccesso viene, diciamo, viene buttato fuori dalla cellula, e queste sostanze sono facilmente ossidabili. Quindi nel mosto, a pH del mosto, con bassissime quantità di ossigeno, ma anche senza ossigeno, altre sostanze ossidanti, quindi che si riducono a loro volta, si producono di acetile e quell'altra sostanza che abbiamo visto, quel 2-3 pentanedione o acetilpropionile. Ok, queste sostanze quindi sono formate all'esterno della cellula. Ricordatevi questo processo. Quindi, dopodiché, il diacetile non rimane, sì, rimane nel mezzo, ma se il lievito è ancora vivo, viene riassorbito dal lievito per formare delle sostanze che sono inodori, alle concentrazioni, chiaramente concentrazioni molto elevate, anche loro hanno degli odori, però le concentrazioni normalmente presenti sono inodore. Quindi vedete che interviene nella produzione di diacetile, interviene il lievito in maniera molto importante, ed è importante anche l'ossidazione che viene all'esterno del lievito stesso. E questa ossidazione è un'ossidazione naturale, quindi non avviene veicolata dal lievito. Se invece io pongo degli aminoacidi come uguali a quelli che il lievito deve produrre, io blocco queste vie, perché il lievito dice: ma io ce li ho già, è inutile che me li devo produrre, e allora si blocca tutto il diacetile, la produzione del diacetile. Io spero di essere chiaro, è più difficile fare la presentazione così, quando le faccio di persona vedo le facce, almeno capisco se stanno... E una cosa interessante, l'assimilazione, questa è stata studiata, tanto tempo, un po' di anni fa, cioè gli aminoacidi, quei 20 aminoacidi che essenziali, che il lievito deve avere, possono essere assorbiti in maniera con delle velocità diverse. Cioè c'è un gruppo di aminoacidi che viene assorbito molto velocemente, un altro gruppo, incluso quegli aminoacidi legati al diacetile, che viene assorbito in maniera un pochettino più lenta, poi ci sono ancora quelli più lenti e ci sono quelli che non vengono assorbiti del tutto, come la prolina. E la produzione di acetile quindi segue praticamente questa tabella, e quindi c'è una prima produzione di diacetile quando il lievito non riesce ad assimilare la valina leucina e isoleucina. Quando il lievito poi attiva il carrier di membrana per far passare questi aminoacidi dall'esterno all'interno, il diacetile viene assorbito e non viene prodotto, quindi c'è una riduzione. Poi alla fine della fermentazione, il lievito, avendo consumato tutti gli aminoacidi, questi tre aminoacidi, incomincia a riprodurre nuovamente del diacetile. Quindi è un doppio picco. Quindi questo è importante, perché si può notare il diacetile all'inizio e alla fine. Questo è legato appunto al discorso degli aminoacidi. Per capire se questo processo, qual è il fattore limitante nel processo che abbiamo visto qua, no? Qual è è l'ossidazione naturale o la produzione di acetolattato? Qual è, diciamo, l'aspetto che mi limita di più questo riassorbimento di diacetile? Qua è un esperimento molto carino dove si sono misurati i dichetoni vicinali normalmente in una fermentazione, si è inserito sia all'inizio che verso la fine una quantità di diacetile importante, un ppm, no? Quindi 10 volte la soglia olfattiva. Vedete che il lievito riassorbe molto velocemente il diacetile. Quindi il fattore limitante per deduzione è la produzione, è l'ossidazione dell'acetolattato. Quindi questo è il fattore critico. Quindi se noi durante il processo di controllo di acetile, quindi durante il processo di pausa, no, per il diacetile, il riposo di acetile, molto importante che cosa? È controllare gli aspetti legati alla temperatura e alle cellule. Cioè la massa, più massa abbiamo di cellule vive e più è veloce questo riassorbimento.
E poi l'aspetto importante è la temperatura. Più alta la temperatura, più il processo di ossidazione, capito, è veloce, di conseguenza l'ossidazione più veloce trasforma tutto l'aceto lattato in diacetile e il diacetile può essere assorbito in maniera molto veloce. Quindi il controllo del diacetile ha una diretta conseguenza sull'aspetto, sulla quantità di azoto. Quindi avere una quantità di azoto ideale, qua poi dopo dovremo in teoria entrare nella qualità di questo azoto, quindi valutare anche quanti aminoacidi, che aminoacidi ci sono, però diventano poi più delle speculazioni tecniche, non pratiche. Il controllo della popolazione, quindi avere una massa maggiore di lievito ti permette di avere una riduzione più veloce, producono sì più diacetile, però assorbono anche più rapidamente. Temperatura di fermentazione, la fermentazione a temperature maggiori produce, è una fermentazione più rapida, in teoria produce una quantità di diacetile maggiore, però viene assorbito molto più velocemente perché la conversione dell'aceto lattato in diacetile è più rapida e più veloce. Ok? Quindi si consiglia sempre questa di utilizzare una quantità di azoto controllato e soprattutto operare con quello che sapete, delle temperature più elevate possibile. Questo vedremo anche settimana prossima un esempio pratico, il 3470, che ci permette poi di limitare questi problemi del diacetile. Quindi ancora sono temperatura e lieviti vivi, quindi a fare un diacetile reste qua su della birra che è stata chiarificata serve a niente, quindi dovete utilizzare ancora una birra che abbia delle cellule vive all'interno. Altro fattore importante sono gli ergosteroli acidi. Qua entriamo nel concetto dell'ossigeno. Molti di voi in questi anni mi chiedevano le fiere, così l'ossigeno sì, l'ossigeno no. Allora, un aspetto molto importante sono la presenza di questi grassi insaturi dell'ergosterolo, e sono componenti, queste sostanze che sono a lunga catena, si combinano con del fosforo per dare appunto per costituire la membrana. La membrana, sapete, è quella parte del lievito che regola, come ho già detto più volte, che regola il passaggio delle sostanze dall'esterno all'interno o viceversa, quando il lievito le deve buttare fuori perché sono in eccesso, tipo sostanze che possono inibire il lievito stesso. E questa membrana è un po' il nostro polmone, quindi quando non va bene si bloccano tutti gli scambi interno e esterno e il lievito può andare in sofferenze gravi. Ora, i grassi insaturi, non so se avete, ma sì, li avete sentiti parlare, li avete sentiti, non so, quando si parla anche di olio di oliva, eccetera, eccetera, tante cose. Sono degli acidi grassi che hanno delle doppi legami. Questi doppi legami rendono questa molecola molto flessibile e poco soggetta alla cristallizzazione. E questi sono dei componenti essenziali appunto per la costituzione di membrane fluide e membrane che possono resistere alla che cosa? Alla fermentazione, che possono quindi andare incontro anche a gradi elevati di etanolo senza che il lievito possa soffrire. E gli ergosteroli, che sono sempre dei grassi, hanno un altro componente che sono, si stabiliscono nella membrana cellulare e permettono un'ulteriore fluidità della membrana. Gli ergosteroli non sono nient'altro che come il colesterolo nostro, quindi è una componente essenziale della struttura della membrana cellulare. Quindi li chiamiamo noi in fermentis, io ma anche per altri settori, altre bevande, come dei fattori di sopravvivenza, specialmente per fermentazioni molto alcoliche, perché permettono quindi al lievito di sopravvivere alle condizioni di alti gradi alcolici, di stress osmotici. Come vengono prodotti? Io mi fermo a questa slide perché chiaramente sarebbe molto più complesso andare in dettaglio, però la formazione di questi steroli e di questi acidi grassi insaturi avviene con la presenza di ossigeno. Il lievito con l'ossigeno può formare questi composti che possono essere
indirizzati in due siti ben precisi. Uno nella costituzione diretta delle membrane, no? E uno esterificati vengono conservati nei vacuoli per usi successivi, quando ad esempio il lievito si deve duplicare. Senza ossigeno, questa fermentazione si blocca, questa trasformazione, scusate, si blocca, e quindi il lievito non può più formare degli steroli e deve usare solamente quelli che lui ha immagazzinato all'interno del vacuolo. Cosa succede? Succede che se io non utilizzo lieviti prodotti, diciamo, freschi, prodotti, quindi quelli che usate la prima volta, loro per questo motivo, per questa loro riserva all'interno dei vacuoli, hanno una quantità sufficiente per qualche generazione. Però questo diminuisce questa quantità, perché uno deve essere diviso in due figli, questa parte, questo 50% deve essere divisa nelle altre parti, quindi c'è una riduzione continua, e quindi è quello che noi diciamo. Quindi l'ossigeno vi servirà, dopo ne parliamo ancora, vi serve solamente quando si vuole recuperare del lievito, ok? Ma non quando si usa un lievito prima generazione. Perché non so chi di voi è stato a vedere la nostra produzione, dopo ho una piccola foto e avevo anche un filmato, nella produzione di lievito, lievito fermento, lievito i nostri Saflager, utilizziamo una aerobiosi spinta, quindi produciamo il lievito in ossigeno, quindi in presenza di una quantità di ossigeno talmente elevata che il lievito produce delle membrane molto, molto ben fatte, e soprattutto può inserire nel vacuolo delle riserve elevate di queste sostanze che servirà per le duplicazioni. Se invece avete delle fermentazioni in anaerobiosi, come succede nella birra, nel vino, in qualsiasi tipo di fermentazione, queste quantità non si producono così in maniera elevata. Allora si consigliava, specialmente una volta quando non erano disponibili lieviti industriali, chiamavano industriali o comunque selezionati i prodotti, si raccomandava l'ossidazione all'inizio, perché si doveva generare questa quantità di steroli che serviva alla continuazione della fermentazione. Dosaggio e conta, e dopo abbiamo il break per le domande, se non sbaglio. Volete farle subito? Non so se ci sono, se no io vado avanti. Roberto, se vuoi ci sono un paio di domande. Sì. Ok, sì, allora le facciamo subito. Bevo e respiro. Ok, ma ti lascio bere. Allora, dunque, la domanda è, chiedono se ci possono essere problemi di mancanza di FAN per birre che hanno una gradazione alcolica intorno a 4,2, 4,3. No, se fatta birre intorno ai fino ai 5-6 gradi, se si usa del malto del malto di qualità normale, buona, non ci sono assolutamente problemi. Okay? Però io farei comunque almeno una volta ogni anno, diciamo, una prova del 9, nel senso fare un'analisi del FAN sul mio mosto di partenza. Allora, voi dovete moltiplicare. Allora, io vi do non dico un segreto, perché per l'amor di Dio, ma un consiglio. Allora, gli zuccheri fermentescibili, quello che vi dicevo io, quanti zuccheri fermentescibili? Non so, in un 12 plato, mettiamo 12 plato, mettiamo che fermenta 7 plato sono i fermentescibili. Ecco, questi 70 grammi voi li moltiplicate per un fattore di circa 0,9 e avete uno, e avete circa la quantità di azoto che vi serve per condurre una fermentazione. Quindi è normalmente è un valore che è intorno ai 100, 120, 130, quindi è un valore che normalmente viene coperto dai mosti ottenuti con malti. Se poi in questo malto invece ci mettete degli zuccheri e ci mettete altre sostanze che non apportano nessun tipo di azoto, allora dovete modificare. Però normalmente con birra 4-5 gradi alcolici
anche 6, io direi che è sufficiente il malto che utilizzate, la quantità che viene apportata dal malto. Ok. Ottimo, grazie. L'altra domanda è invece, a livello di difetti poi nella birra finita, cosa può comportare quindi una mancanza di fan? Cioè, a cosa porta poi nella birra Allora, finita? io, allora, nella birra finita il fane è importante, l'azoto nella fermentazione. Quindi se io ho una quantità, beh, sicuramente una produzione di diacetile, come abbiamo visto, più elevata. Perché con poco, se io non mettessi dentro mettessi veramente poco fan all'interno, il mio lievito deve produrre gli amminoacidi, no? Perché deve produrre, come se noi mangiassimo. A parte che noi abbiamo una costituzione diversa all'essere umano, ma il lievito può formare gli amminoacidi, noi non possiamo costituirli. Quindi se lui non li trova dal mezzo, li può costruire. Però ad esempio se deve costruire, perché la valina è uno degli amminoacidi più importanti, se non li trova li deve produrre. E questa produzione produce del diacetile. E quindi avete degli odori più importanti. Capito? Quindi c'è un effetto sulla fermentazione in essere, diciamo. Quindi, e alla fine avete delle birre. Allora, il discorso è molto molto ampio. Ad esempio, su altre bevande alcoliche, il fan ha una diretta conseguenza sulle sostanze aromatiche, ad esempio sugli esteri di fermentazione. Quindi con poco azoto, con poco fan, potreste avere delle birre meno profumate rispetto ad avere molti amminoacidi. Quindi c'è un aspetto sia funzionale che organolettico. Oh, Ok? ottimo, chiarissimo. Faccio ancora una domanda, poi le altre risponderemo poi con calma via mail. Allora, avere un eccesso invece di fan può comportare a qualche tipo di problema? Molto, molto fan produce una biomassa, stimola la produzione di biomassa. E non so se questa volta. E producendo molta biomassa possiamo andare in carenza di altre sostanze, perché dovremmo avere. Se io produco molta biomassa, questa biomassa deve essere alimentata. Quindi avere una popolazione molto elevata di cellule richiede molto più sostanze e quindi. In teoria, con molto fan si possono avere anche dei blocchi di fermentazione successiva. Ok? Quindi generalmente molto fan non è raccomandato. Si raccomanda appunto di stabilire degli intervalli precisi che sono legati alle quantità di zucchero da fermentare. Ok? Quindi più fan quando dovete fermentare, dovete ottenere delle birre molto alcoliche. E non preoccuparsi di molto del fan quando dovete produrre delle birre normali da 4 ai 6 gradi alcolici. Però se volete cimentarvi su birre di Natale o birre molto molto alcoliche, è un aspetto che bisognerebbe prendere in considerazione. Perfetto, grazie mille. E immagino comunque che sì, è difficile, usando malti normali, sia difficile andare in eccesso di fan, voglio dire. No, eccesso no, eccesso di fan, Infatti, sì. però no, però ci sono molti che ad esempio utilizzano degli integratori, chiamiamo integratore degli additivi che vengono messi in fermentazione che non servono a Sì, niente, se dosati anzi, male possono se dare dosati male problemi. non serve, perché quindi bisognerebbe prima di aggiungere qualcosa, bisognerebbe fare un'analisi di quello che abbiamo noi, capisci? Manfredi, il problema è, ok, io so nel mio mosto che ho sempre 200 ppm, vado tranquillo, non ho bisogno di Sì. addizionare nessun tipo di. Se invece io devo fermentare a 13-14 gradi alcolici, allora in quel caso lì devo fare un'analisi più precisa, eh? E Chiaro. allora lì l'azoto potrebbe essere determinante. Chiarissimo. Perfetto, puoi proseguire quando vuoi con le domande, Ok. siamo a posto. Allora, sì, è un argomento che vorrei riproporre perché è veramente importante. Noi abbiamo una conoscenza molto approfondita sugli aspetti nutrizionali, perché appunto producendo
degli estratti anche di lievito o dei derivati di lievito, quello che noi chiamiamo, abbiamo una conoscenza molto, diciamo, approfondita su quello che il lievito ha bisogno per crescere in maniera importante. Quindi, ad esempio, alcuni derivati di lievito che noi produciamo sono ricchi, ad esempio, in ergosteroli, in acidi, quindi sono una fonte, diciamo, delle stesse sostanze che il lievito ha bisogno, quindi è un cannibalismo positivo, se mi passate il termine, che viene utilizzato dai lieviti in maniera più rispetto a delle sostanze diverse rispetto a quelle che lui normalmente ha all'interno. Allora, il dosaggio contracellulare, quindi siamo a metà della presentazione, sono argomenti un pochettino più, diciamo, più semplici. Lievito, quanto mi serve? Allora, è una domanda che viene fatta normalmente. Oggi come oggi, con la standardizzazione e la conoscenza esatta delle cellule che noi produciamo per grammo di prodotto, consigliamo sempre i grammi, che hanno un impatto diretto sulla quantità in cellule per millilitro. E normalmente si tende a usare dosaggi che variano dai 5 ai 10 milioni di cellule per delle ale, mentre per le basse fermentazioni siamo intorno ai 4, 5, 7. Questi sono i dosaggi medi. Poi, settimana prossima, vedremo anche degli aspetti interessanti sul dosaggio, sull'effetto finale. Dosaggi nei range assicurano risultati ottimali e riproducibilità, evidentemente. Dosaggi alti o bassi possono creare problemi diversi. In alcuni casi ci sono anche dei risultati positivi, ma questo dipende dal ceppo e dal tipo di birra che si viene a produrre. Come contare? Adesso diamo degli esempi molto, molto semplici, no? Quindi contare, lo sapete, si conta in maniera abbastanza semplice con delle camere di conteggio, quindi che si pongono, si usa il microscopio, si usano questi quadrati, si misurano le cellule e si fa poi dei calcoli, vedremo, per valutare quante cellule. Oppure si impiastrano, si fanno delle piastre, si conteggiano, e oppure si automatizza, quindi con stabilimenti o impianti più grandi possono permettersi dei sistemi automatici che ti danno un numero in base al un numero di cellule direttamente. Si usano, ad esempio, la citometria, questi sono quelli più famosi, citometria a flusso, la spettrofotometria o l'impedenza microbiologica, quindi si misura l'impedenza di questa soluzione, si fanno delle rete di taratura in maniera che lo strumento, il segnale che dà lo strumento viene messo in correlazione con la conta delle cellule. La camera di Thor è semplice, però io non lo saprei fare. Cioè, nel senso che l'ho fatto all'università parecchie volte, ma era un sistema molto standardizzato, dove errori, quindi c'erano molte persone che erano dedicate, che erano specializzate in questo tipo di conta. Perché? Perché c'è una manualità e c'è un metodo molto preciso da seguire, quindi niente di difficile, però occorre farlo. Quindi sapete, insomma, molti di voi magari lo usano, però richiede, vi consiglio appunto di stare sul pezzo, cioè di farne tante di queste analisi, di avere poi dei confronti con magari sistemi come le conte su piastre. Una volta però contate, io so il numero di cellule, ma non è sufficiente, io devo sapere quante cellule vive ho, perché sono le cellule vive, quindi devo conoscere la mia vitalità. Per conoscere la vitalità io ho due sistemi, o la piastra, l'impiastramento, oppure un sistema di colorazione. Sistema di colorazione, anche in questo caso vi dico come l'ESAF, come nel laboratorio, che parlando con i nostri tecnici, ci sono i falsi positivi, i falsi negativi, bisogna avere anche in questo caso una manualità, perché stiamo parlando di esseri viventi, quindi una difficoltà anche nell'analizzare i risultati. Quindi normalmente si usano dei coloranti di diverso tipo, quando la cellula è attiva e quindi non si presenta la colorazione, viene ridotta questa colorazione, quando invece si colora la cellula è morta. Ok, quindi bisogna comunque valutare la vitalità.
Ci sono dei sistemi anche automatici, delle bellissime macchine, come questo VCell che utilizziamo anche noi, che è un metodo che ti permette di automatizzare la vitalità e quindi sapere in maniera molto precisa, senza operare vetrino per vetrino. Quindi ci sono diversi tipi di possibilità, ecco. Però quello che volevo puntualizzare è che occorre conoscere, per le fasi che discuteremo successivamente, del numero di cellule e di quante di queste sono vive. Perché per parlare, ad esempio, di come eventualmente riutilizzare il lievito, perché è inutile che, anche se noi siamo di parte, però operiamo nel settore da anni, quindi sappiamo che il lievito viene utilizzato in diversi modi. Noi dobbiamo cercare di capire come utilizzare il lievito in tutti i modi possibili. Okay? E adesso parleremo un po' di come utilizzare il lievito, ad esempio, quando ci sono delle pluricotte o delle cotte che avvengono nell'arco di 24-48 ore. C'è qualcuno che fa delle cotte, una serie di cotte anche in più di 2 giorni. Quindi veramente c'è un ampio range di casistica. Per far questo, innanzitutto dobbiamo capire che cos'è una cotta singola, e su questo, sulla terminologia, perché poi questo è per capirsi tra di noi. La cotta singola è, aggiungo una quantità di lievito precisa su una quantità controllata di mosto. Ok? Cotte concatenate, quando il dosaggio di lievito viene aggiunto alla prima cotta del di fermentatore, oppure almeno un'altra cotta viene aggiunta allo stesso fermentatore, quindi oppure ci sono, vengono aggiunti lieviti anche successivamente, però se vengono aggiunti lieviti successivamente diventa ancora più difficile. In questo caso, se vogliamo operare con questo sistema di cotte concatenate, dobbiamo cercare di analizzare quello che abbiamo visto prima, cioè dobbiamo capire il numero di cellule, con quante cellule stiamo lavorando, monitorare durante il processo, avere un'idea di quello che succede, monitorare bene le temperature, capire bene quando aggiungere l'ossigeno, se aggiungerlo o no, e avere anche una qua io ho messo portata delle pompe, cioè nel senso ingegnerizzare bene il processo per far sì, ad esempio, che tutto il sistema sia adeguato, o sistemi di agitazione o sistemi di pompaggio che mi permettono di avere una miscelazione ben particolare, perché se avviene che una cotta viene aggiunta sopra l'altra senza una miscelazione, ci sono delle stratificazioni che comportano a delle fermentazioni che avvengono anche se all'interno dello stesso serbatoio, ma con tempi e temperature anche diverse. Quindi, ad esempio, guardare semplicemente la pompa, se mi permette di con la portata di miscelare in tempi ragionevoli il mio mosto in maniera rapida e completa. Anche per capirsi, questo qua è il metodo della cotta singola, no? Lievito, si pone il lievito cresce, fermenta, raggiunge la popolazione massima, dopodiché vabbè, la fermentazione è finita. Ma cosa succede, ad esempio, quando noi concateniamo delle cotte? Abbiamo fatto degli esempi, 2 esempi particolari, no? 2 cotte in 24 ore, con 2 dosaggi diversi. Uno un dosaggio per metà del volume e l'altro un dosaggio per la totalità del volume. Ci siete? Quindi, e qua seguiamo un po' l'andamento della crescita dei microrganismi e questo è il volume della cotta. Quindi dopo 24 ore aggiungiamo e raddoppiamo il volume. Allora, in questo caso, cosa è meglio fare? È meglio aggiungere il lievito in una quantità più bassa rispetto alla somma delle due cotte. Perché? Perché aggiungendo la doppia dose, al tempo zero, i miei lieviti crescono in maniera rapida, perché sono molti, quindi crescono in maniera molto rapida, hanno tempi di latenza molto brevi, crescono molto velocemente e c'è rischio, non è detto, ma c'è rischio che mi arrivino, quando aggiungo la seconda cotta, in una fase che ormai stazionaria, e quindi ci potrebbero essere dei rallentamenti quando nella seconda fase.
Se io ne aggiungo una quantità minore, questi lieviti, quando io aggiungo la quantità, la seconda quantità, sono ancora in una fase esponenziale, quindi possono riprendere a crescere, quindi sono molto più, diciamo, vitali quando aggiungo la seconda cotta e quindi avere un tempo di fermentazione più rapido. Ok? Se invece, un altro esempio, un esempio, 4 cotte in 12 ore, aggiungendo anche qua una quantità bassa e una quantità somma delle 4 cotte. Qua c'è un effetto di riduzione molto importante. In questo caso, se ne aggiungo poco, il lievito non ha tempo di duplicarsi e quindi ogni volta che aggiungo una cotta questo si diluisce e la fermentazione, la crescita risulta molto più lenta. Mentre se è preferibile aggiungere una quantità, diciamo, più elevata, perché in questo caso ha sì un effetto di diluizione, però un effetto di diluizione che poi si porta sulla curva ottimale di fermentazione per concludere la fermentazione in maniera più rapida. Quindi capite che la risposta unica non c'è, quindi a seconda del tipo di concatenamento delle cotte, se preferisce un sistema o l'altro, se poi chi ha 4 cotte in 24 ore o 8 cotte, cioè diventano ancora più complessi. Però questo è per darvi così degli indirizzi per utilizzare il lievito in maniera più idonea. Quindi consigliamo, è quello che noi consigliamo, poi ci sono i problemi di salacottura, di dimensionamento, di tante cose. Comunque, massimo fa trascorrere un giorno tra la prima e l'ultima cotta. Lo so già che molti di voi non riescono a mantenerlo, questo limite, no? Lo fanno anche in più di 24, però il consiglio per ottimizzare anche quando in teoria dovrete comprare una nuova salacottura. Cercate di evitare che trascorra un tempo molto elevato tra la prima e l'ultima cotta. Quando si usa 2 cotte in 24 ore, dosaggio in base al volume del 50%, quindi aggiungerne meno, evitare la fase di latenza quando si aggiunge la seconda cotta. Quindi anche in questo caso avere un po', monitorare col microscopio le cellule. Nel secondo scenario, quindi con una frequenza più elevata di cotte, allora si preferisce cercare di inoculare con la quantità massima, non la quantità massima, la quantità totale di lievito. È importante l'aggiunta in ogni cotta, che non, quello che dicevo prima, di non passare i 45 minuti, quindi di aggiungerlo in maniera, di dare questa omogenizzazione in maniera che il mosto nuovo si omogenizzi rapidamente, per non creare quindi delle zone a densità diversa, in maniera che si omogenizzi più velocemente possibile. Ok? Il recupero del lievito, un altro aspetto importante perché molti di voi me lo chiedono, recuperare o non recuperare, vi dico, ok, sì, il recupero ha sicuramente degli aspetti positivi. Uno, l'economicità, anche se vi ho fatto i calcoli, il costo del lievito è un costo, ma è un costo molto, 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 molto basso. Però, comunque, recuperando il lievito si recupera sicuramente qualche centesimo. È adatto molto ai grandi volumi di produzione e per un solo tipo di birra. Il contro c'è. Conta cellulare, che come abbiamo visto prima, deve essere accurata. Quindi quando riutilizzate, vedremo come. Il lievito, dovete sapere quanto lievito ci mettete, perché sennò non siamo accurati. Il monitoraggio delle cellule vive, quindi sapere quant'è la vitalità, quindi fare delle colorazioni col blu di metilene, aumenta il rischio, per quando si maneggia il lievito e si maneggia la fermentazione ci sono rischi di contaminazione, e quindi sia che avvenga durante la fermentazione oppure durante lo stoccaggio del lievito. Aumenta la deviazione genetica, quindi ripetendo molte volte la propagazione, i lieviti, figli dei figli dei figli avranno sicuramente del materiale genetico che può essere modificato in qualcosa o tangibile, visibile, oppure no, latente. Quindi però normalmente più si ripete e più questa duplicazione più avviene. Ad esempio, noi quando produciamo lievito non è che recuperiamo il lievito
finale lo rimettiamo in produzione. No, partiamo sempre da un lievito originale, quindi da una cellula che abbia il patrimonio originale. E un aspetto importante è quello di evitare di recuperare i lieviti polverosi, ad esempio quelli che si sedimentano alla fine, oppure dei lieviti molto compattanti. Il problema è nella gestione dei diversi ceppi, quindi più ceppi ho, più tipi di birra ho, e più ho difficoltà nel riutilizzare i lieviti, e va bene, poi altre ci sono tutti i parametri da tenere in considerazione, ad esempio l'amaro, perché se recuperando i lieviti recuperate anche, ad esempio, parte delle sostanze amare legate al lupolo, e conservare la conservazione. Come utilizziamo? Allora, i sistemi sono generalmente o i grossi, diciamo, impianti utilizzano l'inoculo da un fermentatore, lo dividono in 3-4 fermentatori, quindi un fermentatore quando è in piena fermentazione lo dividono in 4, in questo caso in 3, e inseriscono all'interno del fermentatore un terzo, e quindi danno questo inoculo. E hanno, chiaramente questo tipo di sistema può essere effettuato quando è delle masse di prodotto molto, molto importanti, però mi rivolgo quindi a un'ampia platea, quindi ci potrebbero essere persone che hanno 4-5 fermentatori, allora si può dedicare uno alla prima fermentazione, quando è in fase esponenziale, non in fase stazionaria, mi raccomando, quindi bisogna controllare almeno la concentrazione, si dividono in 2-3 fermentatori e si fermenta con bassi rischi, perché chiaramente si passa da un prodotto di fermentazione. Invece ci potrebbero essere dei rischi quando si fa il cono a cono, no? Quindi quando si recupera la fase finale, perché in questo caso siamo in fase di fermentazione, quindi il lievito è perfettamente vitale, siamo nella fase proprio massima dell'esplosione dei lieviti, quindi ci sono sicuramente dei lieviti in salute, mentre nel cono, oppure quando si prevede una conservazione, in questo caso qua diventa un pochettino più, come potete immaginare, più difficile, in quanto il lievito, quindi si recupera a fine fermentazione, viene o stoccato o introdotto direttamente in un altro fermentatore. In questo caso, quando c'è un sistema di conservazione, bisogna stare attenti, è evidente, no? La microbiologia, quindi essere sanitizzato al 1000 per 1000, la temperatura molto bassa, perché stiamo operando su un prodotto che ha 4-6 gradi di alcol, quindi è una birra, quindi il lievito va in lisi cellulare molto più facilmente che un lievito in acqua. E chiaramente devono essere agitati molto, molto, molto. Questo è un suggerimento che do anche quando voi utilizzate il lievito la prima volta. Quindi mai utilizzare sistemi di agitazione molto forti. L'agitazione col lievito deve essere molto blanda, perché il lievito soffre molto queste forze di taglio che distruggono, rovinano la cellula, e quindi si preferisce agitare molto lentamente. Mentre il recupero, chiaramente il recupero diretto, deve essere pianificato, il processo deve essere pianificato bene, perché la fine della fermentazione deve corrispondere all'inizio dell'altro, e il numero dei ceppi deve essere un numero limitato, perché ogni ceppo che utilizzate richiede un'attenzione particolare, quindi non si possono fare chiaramente birre di diverso tipo. Quando recuperare, allora, nel caso tradizionale, caso l'80% dei casi, 90%, si recupera a fine fermentazione, quando inizia la maturazione. Bisogna scartare le cellule morte. Le cellule morte sono normalmente la parte del tronco conico terminale, quindi dove si accumulano le prime cellule, dove si accumula anche della sporcizia, dei residui del lupolo, dei residui delle macromolecole che derivano dall'orzo, eccetera, eccetera. Quindi generalmente si recupera la parte intermedia, quello che viene denominata parte cremosa. Importante è fare una conta,
Quindi contare, come dicevo prima, usate il sistema che volete, ma fate una conta ben precisa delle cellule e della vitalità. Quindi raccolta, lievito deve essere più attivo, vitalità del prodotto deve essere 60-80%, è 60 minimo, l'80% è una buona vitalità, non penso che venga ottenuta molte volte, però almeno il 60% deve essere vitale. State attenti alle contaminazioni, quindi fate un controllo sui batteri ed altri lieviti, e evitate di prelevare dal troppo basso, dalla parte inferiore, dalla parte superiore del tronco conico, e non recuperate molto, massimo 4, se proprio volete farlo, massimo 4-5 volte, perché ogni volta che si recupera ci sono tutti i problemi che abbiamo visto prima, quindi contaminazioni, lievito si impoverisce successivamente di acidi grassi, di sterole, quindi ha delle difficoltà, e parliamo poi dell'ossigeno importante. E la conservazione chiaramente, se dovete conservarle, se non lo utilizzate subito, dovete metterci la mano sul fuoco che non c'è un battere, un lievito all'interno del contenitore di conservazione. Quindi quando inoculate, ricontrollate la vitalità, se passano giorni, calcolate correttamente, fate delle valutazioni, carta e penna, calcolatrice, calcolatore, computer, quello che volete, ma dovete essere esattamente sicuri delle quantità di cellule che andate a inserire all'interno della... Poi, ad esempio, da birre più chiare a birre più scure, perché evidentemente se fate il contrario potete apportare il colore nella birra più chiara, e così come l'amaro, quindi dovete programmare un pochettino la birra amare, meno amare a birre più amare, perché durante questa conservazione del lievito, durante questa separazione, si separano anche le sostanze del luppolo, quindi il prodotto assume un maggior contenuto in sostanze amare che può essere rimesso nella nuova birra, quindi dovete stare molto attenti anche dal punto di vista degustativo. Ci sono sistemi anche per lavare il lievito, ad esempio quando si conservano si lavano anche con dell'acqua acidulata per eliminare il più possibile queste sostanze, però ogni processo che fate di questo tipo dovete stare attenti a non sbagliare, perché è facile, sono con i microrganismi, non è una cosa immediata. Ora, stress fermentativi, il lievito è un... Si trova in un mosto bello, caldo, ricco di zuccheri, e va alla fine dove c'è l'alcol, dove ci sono pressione osmotica, quindi capite che lo stesso microrganismo si trova da una condizione ideale a una condizione completamente contro di lui. E questi sono i fattori, quelli che noi chiamiamo fattori appunto di stress del lievito, che possono agire sulla sua attività e quindi produrre degli aspetti o negativi o positivi, perché ci sono anche degli aspetti positivi in alcune condizioni. Io qua vi ho inserito, vabbè, queste sono delle curve così tanto esplicative, un pochettino le conseguenze che questi stress che il lievito subisce durante la fermentazione, le conseguenze sono un calo della vitalità, verso la fine chiaramente le cellule tendono a essere meno vitali, a morire alla fine, perché l'alcol e la CO2 e la pressione osmotica hanno questo tipo di effetto, quindi di far morire queste cellule. La performance fermentativa normalmente alla fine diventa più bassa, quindi state attenti anche che i lieviti recuperati possono avere delle fermentazioni magari diverse, quindi compensarlo magari con, non so, dico io, una quantità maggiore di cellule. Un'espressione gustativa, gli stress hanno degli aspetti negativi ma anche positivi. Ci sono anche degli esempi, riporteremo poi settimana prossima, che in condizioni ad esempio di basso dosaggio e di alto plato, quindi in condizioni di pressione osmotica più elevate, si hanno delle espressioni aromatiche più elevate da parte degli lieviti. Un aspetto di questi stress sul lievito è che i lieviti, come dicevo prima, vanno incontro a morte, quindi in autolisi. Questa autolisi normalmente è negativa, normalmente, perché ha un effetto sugli off-flavor, sulla stabilità, si liberano delle sostanze grasse, no? Quelle che abbiamo visto, che hanno un effetto deprimente sulla,
sulla schiuma, si attivano ad esempio delle liberazioni di glicogeno, che è uno zucchero che viene conservato all'interno della cellula. Questo glicogeno produce della torbidità, tipico delle torbidità in alcune birre, dove non si capisce bene cosa è dovuto, dovuto appunto all'insolubilizzazione del glicogeno. E poi modifiche del gusto. Quindi ci sono, anche in questo caso, possono essere positive. Ad esempio, il corpo di una birra può essere determinato anche dalle sostanze, queste macromolecole, questi polisaccaridi, manoproteine della membrana cellulare, che vengono liberate e danno questa sensazione di maggior corpo nella birra. Okay? Quindi hanno un effetto anche positivo l'autolisi cellulare. Andiamo ad analizzare alcune condizioni, alcuni stress fermentativi, ad esempio la quantità di lievito. La quantità di lievito, come dicevamo prima, no? Ad esempio, se io aggiungo tanto azoto, mi produco tanta massa, questa massa ha un effetto. Anche se ne aggiungo proprio all'inizio, come inoculo, una quantità di bassa, ad esempio, di lievito, quindi vado in underpitching, quindi una base inoculo, avrò sicuramente le fermentazioni più lente, questo è 100% assicurato, a meno che non lo compensi, vedremo anche lì settimana prossima, con le temperature. Una fase lag più prolungata, se aggiungo veramente basse quantità, ho un lag, quindi ho una fase di latenza molto più accentuata. Ho delle fermentazioni più incomplete, quindi magari delle attenuazioni più basse, e alcuni off-notes, quindi ad esempio gli acetile tipico di una quantità magari di lievito molto bassa. Questa quantità di lievito molto bassa non è sufficiente per riassorbire tutto il acetile che è stato prodotto. Allora, se ho un basso pitching, questo è interessante, se ho un basso pitching si produce maggiore biomassa, perché poi hanno bisogno comunque la birra di avere una quantità di lieviti importante. Questa quantità di biomassa maggiore che si forma deriva dagli zuccheri. Quindi, in teoria, se andassi a analizzare la resa della stessa birra in under pitching e in pitching normale, avrei delle differenze legate appunto al consumo di zuccheri per la produzione di biomassa e a scapito della produzione di alcol. Quindi avrei una più bassa produzione di alcol. Magari sono piccole centesimi di grado, però è un aspetto negativo. E poi una modifica nel profilo aromatico finale, che in questo caso può essere positivo o negativo. Qui dipende dal tipo di lievito che si utilizza. L'alto pitching, quindi quando invece vado a sbagliare, quindi quando ne metto troppo, anche in questo caso non è corretto e si possono avere dei problemi, quindi fermentazioni molto veloci. Però quando c'è molta quantità di lieviti, c'è un'alta competizione per il poco azoto, per l'azoto che c'è, perché questo azoto deve essere diviso per tutti i lieviti che sono presenti, o lo zinco, gli steroli, quindi ci può essere anche una fermentazione che non è ottimale. In teoria, se utilizzo troppo lievito, potrebbero esserci delle fermentazioni molto prolungate, perché lo zinco che ho, gli steroli che ho, o l'azoto non è sufficiente per tutte le cellule, quindi avere un unico alimento per diverse prodotti, per diverse cellule, oppure per poche cellule, è diverso. Produzione eccessiva di calorie, quindi state attenti, anche il sistema di raffreddamento può andare in sofferenza. Profilo aromatico anche questo differente, e una minor qualità del lievito nel riuso, perché è impoverito di tutte le sostanze tipo steroli, zinco, eccetera, eccetera, che servono per le nuove generazioni. Un esempio, 134, bassa dosaggio e alto dosaggio, effetto immediato sulla fermentazione. Quindi a basso dosaggio, 25 grammi, 100 grammi, alto dosaggio, fermentazione molto rapida, 4 giorni finita. Con i 25 grammi ettolitro si hanno fermentazioni che durano 2 settimane o oltre. Poi se va bene anche utilizzare le 2 settimane, ma ripeto, non è solamente una questione di velocità, ma anche di gusti e di ottimizzazione del processo. Per quanto riguarda invece la temperatura,
qua la temperatura è un pochettino più complessa perché dipende anche dal tipo di lievito. Allora, normalmente queste sono delle indicazioni generali, e poi dopo le basse temperature per i lager, quindi basse intendiamo minori di 10 gradi, molte volte chiedono, ma io voglio fermentare a basse temperature, ma cosa significa? Significa a 8 gradi, 9 gradi. Ho sicuramente le fermentazioni più lente, che possono essere compensate con dosaggi più elevati, però fino a un certo punto, perché non anche, o anche operando a dosaggi molto elevati non si riesce a compensare queste fermentazioni lente legate alle temperature. Ho un grosso problema nella rimozione di acetile, perché la temperatura abbiamo visto che ha un effetto negativo, perché impedisce quell'ossidazione degli intermedi a diacetile. E quindi c'è più molte lager fatte a temperature molto basse hanno questi odori di acetile abbastanza sensibili. L'idrogeno solforato è un altro, perché il lievito va in sofferenza, in una grossa sofferenza, e tende a produrre dell'idrogeno solforato. Quindi c'è un aspetto legato a tutti questi composti poco gradevoli. Un'alta temperatura per i lieviti lager, quindi temperature 16 gradi, fermentazioni sono chiaramente più veloci, e però hanno dei possibili profili organolettici. Abbiamo fatto, e vedremo settimana prossima, il caso del 3470, che è un caso interessante, che diciamo esula da questa differenza di profilo organolettico, che dimostrerà come il 3470 è molto stabile anche a temperature molto più elevate. Per gli ale, anche in questo caso, basse temperature, quindi andiamo a 18 gradi, sotto 18 gradi, quindi anche in questo caso, io voglio fermentare a temperature basse. Ok, stai attento, fermentazioni rallentate, incomplete, lattierazione finale non desiderata, quindi ci possono essere, quindi meglio magari stare a temperature più elevate. Difficoltà a rimozione di acetile, questo è lo stesso problema per tutti, mentre a temperature molto elevate, quindi oltre 26 gradi, se non particolari come la K18, dove ci sono anche degli enzimi, eccetera, eccetera, le fermentazioni hanno cinetiche molto, molto rapide, e però a 26 gradi si tende anche a produrre off notes, e direi anche una riduzione del perstrippaggio degli aromi, come degli aromi fruttati. Quindi ci sono degli effetti delle temperature che devono essere valutati molto attentamente. Questo è l'effetto, ad esempio, sulla temperatura, a parità di dosaggio di due fermentazioni, quindi con stesse condizioni, a plato o ventiplato, si vede come la temperatura rallenta di molto la fermentazione, quindi produce una fermentazione più lenta rispetto appunto a 4 gradi di più. La densità è un altro aspetto, la densità è quindi la quantità, diciamo, di zuccheri presenti all'interno del mio mosto, e posso farci poco, perché la densità è parte della ricetta, no? Quindi non è che posso fare una birra più o meno sia densa, però cambio ricetta, cambio stile di birra, eccetera, eccetera. A raccomandazione, se il plato da fermentare è molto elevato, e la mia resa di fermentazione non è quella voluta, o la fermentazione risulta lenta, allora devo cercare di operare sulla temperatura, sul dosaggio, e al contrario di quello che si fa per le birre normali a 5, 6, 7 gradi alcolici, se il mio potenziale alcol è molto elevato, devo apportare ossigeno, perché in questo caso devo reintegrare tutto gli steroli, devo far produrre una quantità di steroli che mi servono per arrivare a questi gradi di a questi alcol potenziali molto elevati, a questi alcol molto elevati che hanno un effetto sulla membrana. Quindi devo stare attento, quindi per densità elevate allora devo apportare ossigeno. Per i lager, per le birre a bassa fermentazione, l'aumento di temperatura, tentare con l'aumento, e specialmente alla fine lasciare gli ultimi giorni di fermentazione, lasciare che la temperatura salga per ottenere una fermentazione più completa. Tentare con l'aumento del dosaggio, ci sono casi dove si aumenta a 200, quello che dicevo prima, per 8 gradi di temperatura,
arrivare a 200 grammi, quindi in molti casi, ma non in tutti, quindi bisognerebbe stare un pochettino attenti, un aumento di una riduzione della temperatura viene compensato da un aumento, però importante, del dosaggio dei lieviti. Okay? E nel caso di alte densità, anche in questo caso, ossigeno. Per quanto riguarda invece, ecco, la densità, aspetto, questi qua sono tre birre prodotte con 2,5,6, quindi con un attenuante alto, no? 20, 16, 12, e vedete che le curve sono, cioè, 20 plato ha una fermentazione molto lenta, quindi stesse temperature, stesso dosaggio, quindi perché c'è più zucchero, c'è un effetto di stress, quello che dicevamo, maggiore, e quindi bisogna stare un pochettino attenti. Però questo, le ripeto, il plato non posso cambiarlo, non è una variabile, ma è una costante legata alla mia ricetta che voglio produrre. L'alcol, allora, questi sono alcuni spunti, perché la densità, se io aumento la densità, generalmente aumento gli zuccheri residui. Ok, perché il lievito, chiaramente abbiamo visto che non fermenta tutto, ci sono degli zuccheri che vengono lasciati, e più la densità è maggiore la densità, è maggiore la quantità di questi zuccheri residui. Chiaramente dipende anche dal lievito. Ci sono dei lieviti come dove il T58 è stato confrontato ad esempio col 3470, dove ci sono delle differenze abbastanza sul maltotrioso, quindi su uno zucchero difficile da fermentare, e vedete che maggiore la quantità di plato iniziale per il T58, linearmente c'è una quantità di maltotrioso maggiore, però ad esempio il 3470, perché se lo mangia, molto detto francamente, quindi è un attenuatore molto più capace del T58, anche aumentando il plato, il maltotrioso è costante, quindi aspetto legato al lievito, densità quindi finale è sì proporzionale alla densità iniziale, però bisogna anche vedere analizzare il lievito, prendere in considerazione il lievito, e però c'è sempre un limite, cioè c'è sempre un limite, nel senso che non tutti i lieviti hanno, anche aumentando in maniera molto importante la densità iniziale, non si può arrivare a un etanolo elevatissimo, dipenderà dal tipo di lievito. Ancora il T58, vedete che poi a un certo punto, oltre un determinato plato, il lievito si blocca. Il lievito si blocca perché? Perché c'è un effetto alcol e c'è un effetto pressione osmotica. E quindi abbiamo affrontato, ci sono delle tabelle, sono delle indicazioni che per ogni lievito si danno dei valori massimi di alcol ottenibili, oltre i quali bisogna stare attenti, bisogna cambiare i sistemi di fermentazione e apportare ad esempio un sistema di un apporto di azoto importante e via discorrendo. Questi sono dei confronti tra alcuni dei nostri lieviti. E vedete che all'aumentare del plato si parla dai 13 fino a 27 plato, tanto, no? E c'è un aumento dell'etanolo, però per alcuni lieviti questo, oltre questi passare da 22, 23 plato a 27, non si ha nessun tipo di aumento del grado alcolico, perché se non ad esempio col 33 oppure col T58, no, in parte. Perché c'è questo effetto, che è effetto alcol e pressione osmotica, che praticamente al di sopra di un certo valore il lievito viene bloccato, e quindi ci sono dei lieviti più o meno resistenti all'etanolo e capaci di produrre delle birre più alcoliche. Quindi è legato allo stress osmotico. Ossigeno, ritorniamo, perché è un punto, così volevo fare un po' di un riassunto su, perché abbiamo visto ossigeno sì, ossigeno no. Allora direi no ossigeno quando c'è una singola cotta con lievito fresco a giusto dosaggio, quindi non preoccupatevi dell'ossigeno, anzi, come ormai ampiamente dimostrato, molto ossigeno messo in quantità non ottimali ha un effetto negativo sulla qualità del vino, della birra finale. La quantità di ossigeno può essere, l'ossigenazione con ossigeno con aria può essere conveniente quando abbiamo visto doppia o multipla cotta,
quando sì, il dosaggio è relativo alla prima cotta, quindi quando c'è una quantità bassa di lievito, quindi si deve produrre del lievito in maniera da dargli questo boost di steroli e di acidi grassi per sopperire all'aggiunta, quando verrà aggiunto la seconda cotta, e quindi il lievito dovrà continuare a moltiplicarsi. Quindi due cotte in 10 inoculi 500 grammi di lievito, quindi bassa quantità di lievito, ossigeno, due cotte con un chilo di lievito, non ossigeno. Ok? Ci siamo, quindi quando tanto lievito non c'è problema. Se invece date poco lievito e un grosso volume, allora in questo caso nella seconda cotta, quando aggiungete la seconda un po' di ossigeno, per riattivare diciamo il lievito. Per birra ad alta densità l'abbiamo visto prima, quando dobbiamo arrivare a 12, 13, 14 gradi di alcol, allora in questo caso l'ossigenazione è consigliata, o riutilizzo del lievito. Quando si riutilizza il lievito, perché il lievito riutilizzato sarà un lievito stanco, quindi che avrà una riserva di steroli, di acidi grassi molto, molto bassa, e quindi bisogna riattivarli con l'ossigenazione. Quattro slide sono legate, ma questo ormai lo sapevo, l'ho presentato tante quelle volte, in tutte le occasioni, è l'uso del lievito. Alla fine, come utilizzare il mio lievito, noi lo riproponiamo ormai da molti anni, il nostro lievito può essere utilizzato come volete, cioè il lievito è innocuo diretto, quindi si può utilizzare in maniera diretta o reidratazione in acqua o in mosto, come noi consigliamo il sistema di reidratazione diretta, perché è quello che ti apporta meno problemi, meno... E perché questo? Perché? Perché il discorso non nasce così ci siamo svegliati la mattina e abbiamo deciso, utilizziamo. Perché abbiamo visto che il lievito, dopo studi, miglioramenti del sistema produttivo, quando si regola, questo è il ciclo di vita del lievito, no? Quello che succede anche nei nostri fermentatori, cioè il lievito sporula, si sdoppia e forma i due figli, la cellula figlia e la cellula madre, no? Capite che durante questo processo i sistemi, gli organuli, le membrane subiscono delle trasformazioni molto, molto diverse, mentre nella cellula finale il lievito è perfettamente formato. Allora l'ideale è quello di bloccare, quello che facciamo, blocchiamo le fermentazioni, le duplicazioni del lievito quando il lievito è formato in maniera precisa. In questa maniera i lieviti e le membrane sono pronte per essere messe alla prova e quindi possono assorbire diciamo lo zucchero che è presente nel mosto in maniera rapida senza bisogno di riattivazione. Capite che adesso, qua il filmato non funziona perché l'ho trasformato in PDF, no? E quello che volevo farvi vedere prima, cioè questo è l'interno di un fermentatore, dove si produce del lievito, questo rimescolamento è legato all'aria che viene spinta dal basso e in quantità esorbitanti, in maniera che il lievito sia perfettamente in aerobiosi. Quindi che non ci sia assolutamente la produzione di alcol. Qua dentro non c'è la produzione di un milligrammo di alcol, ma tutto lo zucchero viene trasformato in biomassa e in CO2, cioè c'è la produzione di CO2, ma non c'è assolutamente la produzione nemmeno di CO2, perché è in aerobiosi. Si produce la biomassa e si producono quindi delle cellule perfettamente funzionanti. Avere delle cellule perfettamente la membrana si ripiega su se stessa, perché non essendoci l'acqua all'interno, la membrana, come se un palloncino, diciamo, si svuota. Queste membrane si ripiegano, però si ripiegano in maniera elastica e quindi non si rompono. Se invece le membrane sono fatte male o non sono ben formate per diversi motivi, queste durante l'essiccamento si rompono o si formano delle micro delle membrane, che quando il lievito viene posto all'interno del mosto o nell'acqua, quindi con dell'acqua, l'acqua che ritorna all'interno permette nel primo caso una distensione di queste membrane verso la parete, quindi la formazione di una cellula ancora perfettamente funzionante. Se invece queste membrane non sono fatte in maniera perfetta,
questa distensione non ci sarà e quindi la cellula non sarà in grado di funzionare. E quindi questa nasce, diciamo, la base del concetto di easy to use. Chiaramente tutti i prodotti vengono controllati dal punto di vista, quando si vede la cura perché è sparita durante la trasformazione PDF, si controlla nelle diverse condizioni di inoculo o di reidratazione in acqua, si controllano le curve, le cinetiche di fermentazione, che qua, scusate, ma non viene è sparito durante la trasformazione in PDF, però sono esattamente sovrapponibili, quindi il lievito funziona esattamente con le stesse cinetiche del medesimo lievito reidratato in mosto o in acqua. Si controllano le sostanze organolettiche, quindi la produzione di ester, eccetera, eccetera, e la produzione della resina alcol. E quando esattamente abbiamo tramite delle analisi statistiche, eccetera, eccetera, il risultato è positivo, rilasciamo appunto il lievito e diamo, diciamo, la certificazione interna easy to use. Quindi il nostro lievito può essere utilizzato in maniera diretta e sicuramente molti di voi che mi state ascoltando lo utilizzeranno già da molto tempo in maniera diretta. Questo su tutti, sugli OS05 è la stessa cosa. L'unico aspetto, quando utilizzate i lieviti, cercate di evitare le agitazioni. Ecco, sulle agitazioni vigorose ancora è un aspetto che voglio sottolineare, perché magari è preso poco in considerazione. Prima di congedarmi da voi, vi lascio una prima delle domande. Vedete qua c'è una... Se potete, Manfredi, o inviarlo per... Sì, Manfredi, se me lo invii per... Aspetta, copia. Sì, adesso se vuoi lo metto in chat. Aspetta. Lo metto in via, vediamo se... Provo a inviare. Perché adesso... Colla. Provate a vedere se questo... Sì, sì, ecco. Questo qua è, se avete la cortesia, un minuto, è un questionario anche per capire gli argomenti successivi, eccetera, eccetera, se potete rispondere, vi ringrazio molto, molto. Un'altra cosa importante, abbiamo le applicazioni per l'applicazione Fermentis, sia per Android che per Apple, dove ci sono ad esempio dei tool per la selezione dei lieviti, per la gestione dell'attenuazione, diversi tipi di informazione, un tool, diciamo, che può essere utile quando fermentate, quando dovete scegliere il lievito per il vostro tipo di birra. Io ho finito, io vi ringrazio, però lascio la parola a Manfredi per le domande, se ci sono. No, ma io ne vedo tante, vediamo. Allora, entro io velocemente. Sì. Ci sono alcune domande, effettivamente. Partiamo dall'ultima, alcune abbiamo risposto velocemente noi. Ok, grazie. Durante la tua... Grazie. Allora, l'ultima domanda è, per fermentare zuccheri diversi, di natura diversa, ha senso usare ceppi diversi sulla stessa cotta? E dipende che zuccheri... Allora, io, se ho capito bene la domanda, no? Ci sono degli zuccheri diversi. Allora, zuccheri diversi, innanzitutto gli zuccheri in sé sono quelli che abbiamo visto prima. Sono glucosio, fruttosio, maltosio, destrosio, oppure ci sono degli zuccheri a 5 atomi di carbonio. Ci sono normalmente gli zuccheri, ad esempio, una grossa differenza. Se io metto zuccheri d'uva, gli zuccheri di malto sono diversi in composizione. Lo zucchero d'uva, ad esempio, non so se io poi interpreto la domanda correttamente, lo zucchero d'uva è uno zucchero contenente glucosio e fruttosio. Nello zucchero, invece, negli zuccheri del malto c'è poco fruttosio, c'è molto glucosio, però c'è maltosio, maltotrioso, eccetera, eccetera. Quindi, per fermentare queste due masse, se uso ad esempio un lievito da vino nella birra, potrò avere degli insuccessi, perché molti lieviti da vino non riescono a fermentare il maltosio o il maltotrioso.
o le destrine. Quindi in questo caso devo scegliere dei lieviti che abbiano le abilità per assimilare quegli zuccheri che introduco. Se utilizzo il glucosio viene fermentato da tutti. Quindi il glucosio è uno zucchero che viene fermentato da 99% dei lieviti dei saccharomyces. Penso che la domanda sia intesa nel senso se utilizzo un primo ceppo tipo l'S33 più aromatico e poi mi rimangono destrine, se posso usare un altro ceppo per far mangiare queste destrine. Certo, devo stare attenta ai tempi. Ad esempio, potrei utilizzare o un altro ceppo o introduco un enzima. E quindi posso fermentare, posso utilizzare l'S33 utilizzando l'S33 più un enzima. L'enzima mi fa quello che fa una amilasi, quindi mi scinde gli zuccheri più complessi, gli zuccheri semplici che l'S33 può acquisire. Normalmente l'aggiunta di due lieviti è una cosa interessante, difficile da controllare, difficilissimo, però si usa ad esempio per arrivare a temperatura, a fermentazioni molto elevate, quindi con resistenze ad esempio alcoliche molto elevate, si fa una prima fermentazione per dare aromi, una seconda fermentazione per completare gli zuccheri. Però è un processo che richiede un controllo molto particolare, perché non è detto, se io aggiungo tutte e due iniziali, ad esempio, che agiscano tutte e due. Allora sarebbe meglio fare una fermentazione sequenziale, quindi prima aggiungere uno e poi aggiungere l'altro. Ma quando aggiungo il secondo, devo stare attento perché aggiungo lievito in una massa dove c'è già dell'alcol. E quindi ho delle difficoltà di implementazione di questo lievito nella massa alcolica. Quindi è una pratica interessante, alcuni lo fanno ed è interessante perché mette insieme due lieviti che hanno due comportamenti diversi. Certo. E poi due domande, più una sull'utilizzo e una sulla conservazione. Quindi mi chiedono se il lievito va reidratato. No, come dicevo, il lievito viene, nel lievito può essere reidratato oppure può essere inoculato direttamente. Quindi lasciamo la libertà all'utilizzatore. Quello che consigliamo noi è di inocularlo direttamente. Perché tu se lo reidrati hai comunque un passaggio dove devi miscelare il lievito in acqua, ok? Quindi ci sono delle fasi critiche di inquinamento, di non controllo, magari lascio il lievito in acqua per più di 45 minuti, quindi magari devo telefonare, capito? Ci sono, oppure in un ambiente, ho visto ambienti dove inoculavano i lieviti molto sporchi, quindi bisogna stare un pochettino attenti. Quello che consigliamo è quello di aprire e inocularlo direttamente, perché è il metodo più sicuro e più efficace. Però se vuoi reidratarlo, perché vuoi reidratarlo, reidratalo, non ci sono problemi. Certo. E altra domanda, una volta aperta una busta, quanto e come conservarla, se è possibile? Allora, una volta, dipende, se tu, ad esempio, lo usi in due volte, non lo so, cioè dico io, nel senso che il lievito lo usi due volte. Allora, la cosa migliore è dividerlo in due sacchetti subito, chiuderli sotto vuoto e utilizzarli quando hai bisogno. Quindi metterli anche a temperatura di frigo normale, positiva, basta che sia freddo, e se è possibile usare una macchinetta, quelle che vendono ai supermercati, la Lidl, così le vendeva anche a 20 euro. Una macchinetta per il sottovuoto, quindi sarebbe meglio, quindi prendi il tuo pacchetto da 500, se è interessato, lo divide in due, lo metti sottovuoto e lo metti in frigo e poi lo utilizza in questa maniera, cioè non continuare ad aprire e chiudere lo stesso sacchetto, è quello, capito? Perché sennò assorbe l'umidità, però tranquillamente metterlo sottovuoto e utilizzarlo nell'ambito della settimana, 10 giorni massimo, per essere sicuri. Perfetto. Direi che con le domande abbiamo risposto a tutti. Ok.
quindi io abbiamo anticipato anche un argomento che tratteremo nell'ultimo seminario. Dai, bene, ricordiamo allora il questionario e di iscrivervi chi vuole a secondo, perché non è sufficiente essersi iscritti a questo, bisogna iscriversi anche a ogni webinar. E quindi nel prossimo, che è giovedì 3 dicembre della prossima settimana, in cui parleremo appunto del V3470 con degli studi su enzimi di fermentazione. Sì, un po' gli aspetti, organolettici, di come il gusto e il piacere dei nostri lieviti in condizioni di fermentazione diverse. Quindi è un lavoro interessante quello di settimana prossima, perché ha aperto a molti la possibilità di fare delle lager anche in condizioni di non di bassissima temperatura, con dei risultati interessanti. E altro argomento molto interessante è quello dell'interazione lupoli con i lieviti. Ma non svegliamo troppo. Esatto, diamo solo gli input per invitarli a reiscriversi. Un argomento teorico. Comunque vi invito, insomma, chi vuole, tanto siamo qua, a me fa piacere anche parlarvi così. Sono argomenti molto belli e spero di vedervi numerosi, almeno come questa volta. Mi raccomando. Protetti, esatto. Distanziati. Bene, intanto grazie allora Roberto. Ciao a tutti, grazie a voi. Buona serata. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.